Carissimi amici di iPhone Gaming, benvenuti a questa nuova video recensione. E come vediamo dalla nostra springboard, questa volta si tratta del gioco Revolt. Revolt è un gioco uscito pochi giorni fa per iPhone e si tratta di uno shooter dall'alto strutturato a livelli. Strutturato a livelli secondo la storia, ma come vedremo c'è poi anche la modalità survival con varie arene da portare avanti una ad una. Finché appunto non veniamo uccisi. È sviluppato da un gruppo di sviluppatori amatoriali, probabilmente almeno da quello che sembra il nome della casa da due, però è ben tutto sommato davvero ben strutturato. Ha tutte le carte in regola per risultare accattivante e comparabile ad altri giochi simili creati dalle Major. Come vediamo, ci sono tre livelli di difficoltà che rappresentano un po' anche la rigiocabilità del titolo e quindi un aumento della longevità. Questo aspetto, tra l'altro, è incentivato anche dagli achievement sia OpenFaint che GameSent, perché questo gioco li supporta entrambe, che ovviamente incentivano a rigiocare il gioco ai vari livelli di difficoltà. Partiamo con il primo, l'Easy. Come vedete, si parte con i vari livelli. Ecco, i livelli sono, adesso andiamo subito a selezionarli, in totale 8. Ecco qui la schermata in cui vediamo anche i potenziamenti, infatti uccidendo i vari nemici e raccogliendo insomma, quello che lasciano a terra potremo quindi acquisire punteggio da spendere poi per questi potenziamenti. Noi per il momento, come vediamo, ci sono mitragliatori sempre più potenti, bazooka, granate, rifornimenti di munizioni, eccetera, eccetera. Andiamo subito a scendere in campo per vedere come si struttura effettivamente questo gameplay, una piccola descrizione della storia. Ed eccoci qua a partire. Come al solito è un dual stick, quindi con uno ci si muove, con l'altro si direziona allo sparo. Ecco, al di fuori del fatto che ogni tanto scatti per le notifiche dei due circuiti che il gioco supporta, effettivamente più di una volta il gioco è risultato scattare, noi in cui ovviamente abbiamo un 3GS, quindi dovrebbe essere effettivamente rivista un po' la programmazione per ottimizzare il lavoro di stabilità. Qui, come vediamo, possiamo cambiare arma, passare alla pistola, che ha proiettili infiniti, ma ovviamente una potenzialità e un ratio di fuoco minore. Per ricaricare basta tenere premuto ed ecco che ricaricheremo. Un nemico abbastanza arcigno e come vedete, ecco, noi dobbiamo raccogliere questi, che sono sia munizioni che punti per appunto spenderli nello store tra un livello e l'altro. C'è una discreta, diciamo così, grafica 3D abbastanza ben organizzato. Ecco, come vediamo, se siamo fermi e spuntiamo in mezzo allo schermo, possiamo girare il nostro schermo. Questo, a dire la verità, crea un po' di confusione perché quando poi ci andremo ad aggirare per i livelli senza una reale mappa, non abbiamo a disposizione, potremo più di una volta ci capiterà di perderci e insomma di rimanere un po' disorientati. Infatti, come vediamo sul schermo, compare solo un attimo, compare qui sulla destra sullo stick vagamente la direzione verso cui ci dobbiamo recare, ma non è un'indicazione che a livello di aiutarci sia molto utile. Più spesso questa cosa ci ha un po', insomma, fatto percorrere, ripercorrere parti di livello perché ci eravamo un attimo persi. Il gioco, quindi, abbiamo detto 8 livelli, ha 15 armi diverse con anche i relativi potenziamenti. I tre livelli di difficoltà li abbiamo visti. Ecco, effettivamente il design dei livelli, perché causa questo, diciamo così, disorientamento? Perché effettivamente, pur essendo in generale la qualità tecnica della grafica discreta, non sono caratterizzati in maniera così, entusiasmante. Questa sorta di basi tecnologiche, sempre un po' monotone,
senza dettagli particolari di richiamo, è un po' il difetto in quanto varietà grafica maggiore del gioco. Guardate noi in questo momento che a giocare siamo dei cani con la fotocamera sotto, ma sicuramente il gioco in quanto a gameplay è immediato e anche molto divertente, va ammesso. Ecco, per le granate ad esempio è bello questa soluzione in cui basta prendere la granata, decidere dove lanciarla e lasciare. Ecco, questa è una soluzione che effettivamente per le granate è molto ben studiata. Da segnalare che su iTunes gli sviluppatori hanno già dichiarato di voler supportare questo gioco con degli aggiornamenti, anche importanti perché riguarderanno un numero discreto di livelli, nuove arene, nuovi nemici, nuove armi, nuove skill per il personaggio e soprattutto anche il multiplayer. Quindi probabilmente le arene destinate alla modalità survival, invece che vederci sconfiggere i vari nemici che spawnano da un po' tutte le parti dello schermo, dovremo combattere contro altri giocatori. Per un gioco di questo genere è una ipotesi molto accattivante. Ecco, per il momento, visto che già ad esempio ci siamo già persi per il momento mentre vi parlavamo, vediamo di tornare un attimo al menu per mostrarvi eventualmente la modalità appunto survival. Eccoci qui, questa è una delle arene dei compagni nemici e non dovremo far altro che distruggerli tutti per passare all'arena successiva, ovviamente senza essere uccisi. Anche qui c'è un po' di tempo in cui si va alla ricerca dei nemici in giro per la mappa. A volte sembra non nascondersi davvero bene, invece che venirci a cercare. Questi sono un po' i punti di respawn da cui vengono fuori, ma una volta che sono comparsi su un livello, finché non li avremo uccisi, ce ne sarà sicuramente rimasto uno, si sta nascondendo in qualche parte remota dell'arena. Come vedete, sono delle arene abbastanza simmetriche, studiate, sembra fatta apposta appunto per la modalità multiplayer, che però ancora non sappiamo se sarà supportata in locale oppure se potrà essere giocata anche tramite internet. Essere sinceri, non sappiamo quanto sia fattibile il discorso internet, visto quanto già il gioco scatta di per sé. Bene, questo nemico si rende letteralmente introvabile, quindi direi che per non stare ulteriormente qui a tediarvi con questa ricerca, torniamo al menu per le considerazioni generali sul gioco, che a nostro avviso si tratta di un shooter decisamente buono, anche dal costo contenuto, costa 1,59 euro. Molto apprezzabile il fatto che sostenga sia OpenFench che Game Center con i relativi achievements. È decisamente longevo se consideriamo i tre livelli di difficoltà e la modalità survival. Graficamente più che apprezzabile, forse ci sarebbe voluto un po' più di varietà. Il design dei livelli infatti è un po' ripetitivo e disorientante. La nostra valutazione quindi è di 3 stelle e mezzo, quindi un buon voto, un discreto voto per questo studio emergente. Con questo ricordiamo di andare sul forum www.iphonegaming.forumfree.it per leggere la recensione completa e partecipare al solito contest settimanale che mette in palio ogni settimana i migliori giochi per iPhone. Con questo vi invito anche a iscrivervi al nostro canale YouTube per le nuove video recensioni. E con un saluto vi rimando alla prossima. A presto!